Grande entusiasmo ad Agropoli per l'inaugurazione del comitato elettorale del movimento Liberi e Forti. Le due liste a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaele Pesce, Liberi e Forti appunto, e Libertà e Partecipazione, si sono riunite in via Piave per dare ufficialmente il via alla campagna elettorale. Tantissimo entusiasmo che riscontro ogni giorno per strada, nelle piazze di Agropoli, incontro persone che vogliono stringermi la mano e si congratulano per la nostra scelta di andare avanti come movimento civico e con le due liste, Liberi e Forti e Libertà e Partecipazione, che concorreranno nelle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Oggi abbiamo assistito all'estrazione dell'ordine delle liste nella scheda, la nostra sarà la prima, è stata la prima delle estratte. Sono contento della partecipazione anche stasera di tante persone che mi stanno dando attestati di stima all'apertura della sede, che sono già qui con noi. E quindi il nostro è un percorso segnato ormai da mesi. È lo stesso che abbiamo seguito come movimento civico, quello che seguiamo con le due liste, che sono parte integrante di quest'idea di ritrovarsi a discutere dei problemi di Agropoli, cercandone le soluzioni. Abbiamo sempre detto che la nostra è una politica diversa, è una politica per Agropoli, non contro qualcuno, non contro gli avversari ipotetici. Cerchiamo di discutere dei problemi di Agropoli, cerchiamo di trovare le soluzioni ai problemi confrontandoci con gli operatori turistici, con gli operatori commerciali dei vari settori, con la cittadinanza tutta ed insieme a loro trovare quella che è la via di una migliore vivibilità, una armonia nella vita quotidiana ad Agropoli e soprattutto nei periodi estivi. Quindi io sono orgoglioso di aver avuto con me tanti amici che mi hanno dato una mano, mi hanno invogliato a candidarmi, mi danno ancora una mano anche nell'organizzazione pratica degli eventi, nell'organizzazione di questa sede. Quindi ringrazio tutti i ragazzi del gruppo, i ragazzi del gruppo comunicazione e ringrazio tutti gli amici che credono in me e credono nel nostro movimento civico. E sono uscite le liste e quindi abbiamo visto anche che al di là dei numeri delle liste che sostengono i singoli candidati, contano poi le persone. Allora, Raffaele Pesce ha due liste vere. I numeri a sostegno degli altri candidati sembrano un po' gonfiati, forse liste che sono state fatte più per numero che non per sostanza. Qual è l'impressione? L'impressione è questa: noi abbiamo un movimento vero di persone libere con due liste vere fatte alle stesse persone del movimento. Io non ho dovuto convincere più di tanto gli amici a candidarsi, non ho cercato a destra e a manca candidature che servono soltanto a spaccare le famiglie, sappiamo qual è il metodo. E credo che per una candidatura ci voglia innanzitutto la convinzione di doverla fare e la passione per la cosa pubblica. Bisogna sentirsi nel momento giusto nel quale si sente il dovere di impegnarsi. Io ho fatto questa scelta con me e tutti gli amici delle liste perché abbiamo sentito il dovere di doverci impegnare per Agropoli, perché ancora più convinti da quello che è successo negli ultimi mesi, perché abbiamo visto davvero di tutto e di più: piroette politiche, voltagabbana, promesse smentite, congiure. E davvero Agropoli non merita tutto questo. Agropoli è una bellissima città che poggia su ancora un'azienda turistica importante per amministrare bene Agropoli. Non c'è bisogno soltanto della competenza nella materia amministrativa, non c'è bisogno di aderenze politiche più alte, ma c'è bisogno, prima di tutto, di passione,
bisogna sentirsi parte integrante della città, bisogna ritrovare il senso di comunità.